Pierpaolo, ti ricordi qualcosa di quella sera? Qualcosa è, insomma, ricordo molte cose. Chiaramente la serata non è stata corta, però tutti i ricordi sono stati scalzati dalle circostanze del fatto. Te, aiutaci a ricordare anche noi, eri seduto accanto a Luca nel momento in cui poi venne chiamato da Giorgio e lui si alzò. Fare? Sì, eravamo sdraiati sul prato. Stavo fumando una sigaretta. Si Poi Luca si alzò e cosa fece? alzò per andare verso Giorgio e è caduto di sotto. In quel momento hai iniziato a sentire grida, urla, lì per lì non ti sei accorto neanche di niente. No, lì per lì mi sono alzato cercando di capire da dove venissero le grida di Giorgio, che era buio, mi guardavo intorno, dico, ma dove sono finiti? Poi dopo, appena ho capito quello che era successo, la prima cosa che ho fatto è stata andare dal DJ a far fermare la musica, insomma, se non altro a far chiamare i soccorsi. Senti, oggi in tribunale cosa ti hanno chiesto gli avvocati? Hanno cercato di cogliermi in fallo su parecchie cose, con domande molto brutali, molto provocatorie. Cercavano anche di beccarmi in fallo, ecco, ma io non avevo niente da dire se non la verità. Ecco, quali gli aspetti principali? Le luci e il salto, questo eventuale salto che Luca tentò di fare da un terrapieno all'altro? Sì, erano le luci che secondo loro c'erano, ma io non le ho viste, e il fatto che stavamo per qualche motivo facendo i funamboli, saltavamo da qua, da là, tutti e tre addirittura, ma non esiste proprio. È vero. No, anche perché guardando la planimetria del posto avremmo dovuto fare salti anche di 10 metri. Una cosa un po' curiosa, un po' strana. Ecco, da parte